È partita con un bagno di folla la corsa per il secondo mandato di Bruno Mursi. Il sindaco medico, da una gremitissima terrazza vista Pontile, ha presentato i punti del suo programma e i nomi dei candidati della lista Noi del Forte. Una compagine decisamente rafforzata rispetto a 5 anni fa, quando vinse per un pugno di voti sullo sfidante del PD. Stavolta Mursi gode anche del sostegno diretto dei partiti di centrodestra, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, dimostrato dalla presenza di parlamentari e segretari provinciali dei 3 partiti, così come d'Italia Viva e dei sindaci di Pietrasanta e Seravezza e molti rappresentanti di categoria. Non senza emozione, il chirurgo pediatrico ha rivendicato le opere realizzate in 5 anni, con un chiaro messaggio al principale sfidante, il cugino e parlamentare del PD Umberto Buratti. Cosa ho fatto io e cosa ha fatto lui? Cosa siamo stati capaci di fare noi in questi 5 anni? Cosa lui è stato capace di fare nei suoi 10 anni di mandato? Io penso che i cittadini debbano valutarci per questo. E devono anche valutarci anche l'entusiasmo che stiamo mettendo in questa cosa. Io penso che ormai, dopo che a me dicevano che andavo a lavorare e quindi ero un sindaco inizialmente part-time, ho dimostrato di essere in grado di fare il sindaco a tempo pieno, cosa che faccio volentieri. Confermata in larga parte la squadra uscente, con soli 3 nomi nuovi su 12 in lista, il medico di base Duilio Maggi, l'istruttrice di ginnastica Giovanna Telga e il professore e geologo Mauro Rosi, paladino della prima ora nella lotta all'erosione costiera. Candidata anche Elisa Galleni, che nel 2017 correva nella lista avversaria di Michele Molino. Io penso che il punto di forza sia ancora una volta il fatto che noi abbiamo promesso ed abbiamo fatto. Noi siamo in grado di produrre beneficio a questo paese investendo i soldi che questo paese ha nella maniera migliore. Abbiamo fatto azioni importanti come quella del Luna Park, del terreno retrodunale, il riprendere il viale a mare alla pedonalità, cose che non erano mai state pensate. Non mi aspettavo questa accoglienza, veramente è stata una cosa al di sopra di ogni aspettativa. Ho visto anche la presenza di alcuni rappresentanti politici, ne sono felice, li ringrazio per essere venuti. Chi ha apprezzato il nostro lavoro, chi lo apprezza, benissimo, ben venga, è quello che vogliamo.